Cavaliere Amazzoni, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo della spalla in dentro. La spalla in dentro è un esercizio che definirei fondamentale nel lavoro di un cavallo sportivo che ci permette di avere il cavallo più sciolto nel corpo e nell'incollatura. È un lavoro su due piste, dove in questo caso i posteriori dovranno restare sulla pista procedendo dritti, mentre gli anteriori verranno portati verso l'interno procedendo incrociandosi. La spalla in dentro corretta è quando guardando frontalmente il cavallo possiamo vedere chiaramente tre linee su cui il cavallo procede. Quella più esterna, creata dal posteriore esterno, quella centrale con il posteriore interno e l'anteriore esterno ed infine quella interna creata dall'anteriore interno. Dopo questa infarinatura generale, dove probabilmente vi ho un po' confusi, passiamo alla pratica e al mio modo di spiegare le cose, sperando di essere più chiara possibile per tutti. La spalla in dentro è un esercizio che possiamo fare sia al passo che al trotto. Ovviamente se non l'avete mai fatto vi consiglio di iniziare a farla prima al passo e dovete immaginare che il cavallo sia come una lettera C, diciamo, intorno alla vostra gamba interna. Per fare ciò chiedo al cavallo le stesse cose come se dovesse iniziare un circolo, ovvero apro la redina interna. Nel momento in cui viene un po' all'interno faccio una mezza fermata e inizio ad usare la gamba interna vicino al sottopancia. La gamba interna deve rimanere appunto vicino al sottopancia perché sto facendo incrociare il treno anteriore, mentre la gamba esterna resta aderente ma senza mettere pressione. La redina esterna anch'essa mantiene un contatto costante. E nel caso in cui il cavallo volesse camminare un po' troppo verso il centro, allora faccio una mezza fermata con entrambe le mani in modo da riportarlo ad incrociare e a camminare parallelo alla pista e non verso l'interno. Il sguardo del cavaliere deve essere sempre alto, verso avanti e la posizione del cavaliere deve essere comunque centrale. Un errore che molto spesso si fa nei spostamenti laterali è quello di mettersi in posizioni strane. No, bacino centrale sulla sella. Una cosa anche molto utile che potete fare per capire quale sia la flessione corretta durante la spalla in dentro è fare una piccola volta prima di iniziare la spalla in dentro, in questo modo. Vedete che io ho già impostato la flessione corretta. Quando arrivo sulla pista, mezza fermata e gamba interna che inizia ad agire. Eccola qua. Un altro errore molto comune è quello di chiedere la flessione del cavallo in questo modo. No, ci deve essere una linea dritta tra bocca del cavallo, redine, mano e gomito del cavaliere. Ci deve essere una linea dritta qui. Molto importante che il cavallo esegua questo esercizio in un modo sciolto e non contro la mano del cavaliere, se no è una cosa inutile. Adesso proviamo a farlo al trotto. Faccio sempre la piccola volta, inizio a sedermi. Bene la flessione, mezza fermata
esterna. Una cosa che mi piace anche molto fare è anche finire la spalla in dentro con un altro circolo battendo la sella. Se il cavallo l'ha fatto in modo corretto ed è completamente decontratto, vorrà poi andare in distensione. Un esercizio molto utile se avete cavalli rigidi, soprattutto da una parte, e, sia nel corpo che nel dare la flessione. E, un esercizio che io faccio praticamente tutti i giorni, in modo da avere i cavalli più sciolti possibili e uguali a entrambe le mani. Facciamo la stessa cosa adesso a mano destra. Quindi piccola volta, imposto la flessione. E spalla indietro. Ragazzi, per oggi è tutto, spero di essere stata chiara e di avervi insegnato qualcosa di nuovo sulla spalla in dentro. E se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Vi aspetto sul mio gruppo Telegram e alla prossima puntata. Ciao ciao!